Quest'anno la manifestazione dei laboratori musicali Concerti Arena International di Pola è giunta alla sua 19ª edizione. Vanta un team, come sempre, di tutto rispetto, con eminenti musicisti provenienti dai più rinomati teatri, conservatori e accademie musicali mondiali come la Scala di Milano, dall'Opera e dal Balletto di Lubiana, dai conservatori di Milano, Novara, Brescia, Venezia, Udine e Trieste, dalle università e accademie musicali di Passau, Regensburg, Lubiana, Maribor, Zagabria, Osijek e Pola. A causa della situazione pandemica, la manifestazione ha dovuto ridurre il suo programma. Il contributo dell'Unione Italiana e dell'Ufficio per le Minoranze della Repubblica di Croazia si è tenuto a Pola il 6 agosto nella bellissima cornice della Chiesa dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria, oggi Galleria d'Arte del Museo Archeologico dell'Istria, il concerto di gala con il titolo Il patrimonio musicale istriano dal passato ad oggi, con interpreti e docenti artisti dei laboratori musicali. Ecco com'è andata. Arena International quest'anno è andata in edizione ridotta rispetto a tutti gli anni precedenti, il motivo chiaramente è questa situazione pandemica. Abbiamo dovuto ridurre proprio i laboratori musicali per non incorrere nel rischio che i nostri giovani e i nostri docenti, soprattutto che arrivano da diverse parti del mondo, riscontrino la virosi, e quindi ci siamo decisi abbastanza all'ultimo momento di fermare i laboratori e continuare con col nostro proposito di fare almeno un concerto, quel concerto che doveva essere il concerto inaugurale per questa stagione, mettendo in evidenza chiaramente il patrimonio musicale istriano. Una finalità importantissima per noi che abbiamo perseguitato già dalla prima edizione, siamo nati proprio così come un bisogno della comunità nazionale italiana di offrire ai giovani un momento di incontro, di confronto, di perfezionamento nei vari strumenti e nel canto, che poi si è sviluppato nell'orchestra e nei cori, diversi cori. La finalità principale però che ci differenzia da tantissime altre masterclass o workshop in giro per l'Europa o in giro per il mondo è proprio questa di offrire un momento anche di ricerca in un patrimonio musicale che è molto ricco, quello istriano, che parte da momenti, diciamo, della musica antica, quindi anche da Andrea Antico da Montona, Giovanni Usper, eccetera, per arrivare fino ai giorni nostri. Diversi sono stati anche i compositori che hanno scritto per noi, proprio per Arena International, dei quali poi abbiamo eseguito le prime esecuzioni assolute. Quindi un concerto inaugurale, quello del 6 agosto, che ha visto sul palcoscenico i nostri docenti ma anche ospiti che, diciamo, sarebbero stati in programma per il prossimo, che sono in programma per il prossimo anno e che abbiamo voluto iniziare una collaborazione, proponendo a loro questo programma, ed è anche un programma che diversi dei nostri docenti in questi anni hanno sempre accettato con molta curiosità. Bisogna dire che andare a studiare dei programmi nuovi è sempre una cosa un po'
diciamo, a rischio così, perché non se ne conosce nessun tipo di interpretazione, non se ne conosce esattamente qualche volta anche il testo che viene fornito fino all'ultimo momento con i cambiamenti di notazioni eccetera, ma soprattutto l'espressione, quindi andare a suonare una musica nuova vuol dire proprio sperimentare l'interpretazione, ma anche sperimentare il linguaggio, spesso molto diverso tra i vari compositori, e poi trovarne anche l'esecuzione tecnica giusta. I docenti che sono stati presenti al concerto inaugurale sono la professoressa Natalia Ciabrunic-Pfeiffer, polesana, e anche qui bisogna dire che Arena International vuole essere un centro, un incontro, diciamo, di tutti i polesani che sono via per vari motivi di lavoro soprattutto, e che rientrano poi a casa e si incontrano e portano, diciamo, la loro esperienza e la mettono a disposizione dei giovani ma anche dei propri colleghi. Quindi Natalia Ciabrunic-Pfeiffer al violino, poi una new entry, il maestro Daniel Zeljak, che ho conosciuto tra l'altro in Germania. Lui è croato, proviene dalla scuola di Zagabria, poi studiato a Graz, ha partecipato a diverse orchestre internazionali europee con le quali è stato persino alla Scala di Milano. Un docente tra l'altro che ha una specificità, lui segue il metodo Suzuki, quindi è un coacher della scuola del metodo Suzuki, che è una scuola particolare basata che la musica si studia come fosse una madrelingua, quindi si insegna ai bambini già da piccolissimi a prendere il violino in mano, ma poi è stato sviluppato anche ad altri strumenti, violoncello, pianoforte, arpa, eccetera. E quindi i bambini già da piccolissimi iniziano a suonare e suonano bene. Quindi bisogna essere educati a essere il maestro Suzuki, ed è stato quello che lo ha portato anche in Croazia, quindi ha anche edito diversi libri per lo studio del metodo Suzuki. Quindi il maestro Daniel Zeljak come secondo violino. Poi c'è stata la new entry anche del maestro Ivan Shostarich, che proviene dalla stessa orchestra filarmonica di Lubiana, dalla quale proviene anche la professoressa Natalia Ciabrunic. Quindi Ivan Shostarich, violoncellista anche di chiara fama, ha studiato con grandissimi maestri, una grande esperienza nel campo orchestrale, e in effetti il nostro desiderio sarebbe stato quello che sia ospite d'Arena International e aiuti i ragazzi, violoncellisti ma anche orchestrali in genere, a fare la musica da camera, ma soprattutto a prepararsi ad entrare a far parte delle grandi orchestre europee o mondiali. Poi il maestro Edoardo Milani, flautista, compositore anche, ma anche esperto di musica elettronica, una nostra vecchia conoscenza, un carissimo amico legato anche al mondo della comunità nazionale italiana attraverso il Centro Studi di Musica Classica, che ci ha aiutati, che ci ha coadiuvati veramente con il flauto questa volta, per realizzare, diciamo, la parte orchestrale dei vari brani. Spesso Edoardo Milani, il maestro Edoardo Milani, ci ha aiutati con le partiture, la trascrizione, gli arrangiamenti, ma anche registrazioni, quindi mostrare ai ragazzi come si usano le tecniche digitali, insomma le tecniche moderne o contemporanee insieme alla musica classica. Qualche anno fa l'abbiamo visto proprio qui sul palcoscenico della comunità degli italiani di Pola con un bellissimo brano composto esclusivamente qui a Pola, registrando i vari rumori della città, il cantiere navale, la città, il traffico eccetera, per poi mescolarlo con i suoni, i cambiamenti dei suoni e usando poi il loop, insomma tantissime tecniche che ci indicano che in effetti il linguaggio musicale non ha confini. E poi Edoardo Milani, bisogna dire anche che è l'autore del nostro trailer di Arena International, un bellissimo video che dimostra, diciamo, in breve quello che è la storia di Pola, quelle che sono le specificità culturali, diciamo, e anche naturali, bellissime, e che unisce poi Arena International nel proprio campo musicale. Poi altra new entry per quest'anno è stato il maestro Marco Alesi, pianista. Proviene dalla scuola del maestro Piero Rattallino, ed in effetti così ci siamo anche conosciuti, perché entrambi abbiamo studiato dal grandissimo musicologo e pianista milanese. Marco Alesi proviene da Milano, e però ci siamo conosciuti all'Università di Passau, insegniamo insieme alla facoltà di pedagogia dell'Università di Passau, e in effetti ci lega, diciamo, la passione proprio per la musica, il stesso tipo di tecnica, quindi un linguaggio, diciamo, linguaggio tecnico interpretativo molto simile.
E quindi con facilità abbiamo messo sul programma che abbiamo previsto per questa serata, un programma dedicato interamente al patrimonio musicale istriano, iniziando con Giuseppe Tartini, del quale quest'anno ricorre il 250° anniversario della morte.
motto è stata l'amicizia, così come l'amicizia tra i vari musicisti, l'amicizia che ci lega tra noi interpreti, ma anche l'amicizia che legava i vari compositori, quindi Giuseppe Tartini, poi c'è stata la follia, visto anche il periodo insomma, nel quale viviamo, di Antonio Vivaldi, poi abbiamo continuato con i brani, c'era in programma Nello Milotti, un grande amico di Arena International, che però purtroppo abbiamo avuto un incidente con le partiture proprio poco prima dell'inizio del concerto. E poi abbiamo presentato Ivan Tiardovic, compositore legato all'Istria, non forse affettivamente come tanti perché faceva visita, ma perché era curioso di sapere di usare il melos istriano. E quindi l'abbiamo sentito in un modo diverso, eseguito al violino dal maestro Zeliak e da me al pianoforte. E abbiamo concluso con Antonio Smareglia e Franz Lechar, due personaggi grandissimi che hanno segnato la storia musicale della nostra città, l'hanno segnata in modo molto profondo, mondiale direi. Antonio Smareglia con le sue opere, per questa occasione abbiamo scelto l'inno ai canottieri istriani, una barcarola bellissima che si snoda con un incipit tra i violini nelle onde che si appassionano e sfociano poi nei grandi accordi finali per far poi entrare diciamo il coro nella parte dei bassi. Lì abbiamo tradotto diciamo il coro, la parte del canto in violoncello e poi includendo i vari strumenti, violini, pianoforte a quattro mani, il flauto che tirava sulle melodie. Insomma, abbiamo fatto un lavoro di arrangiamento sulla musica di Smareglia per mettere a pieno diciamo in evidenza la sua bellissima melodiosità mediterranea. E poi abbiamo concluso con Franz Lechar, tra l'altro grande amico di Antonio Smareglia, ne è stato allievo. Franz Lechar, ungherese di nascita, che per due anni è stato cittadino polese grazie alla marina austriaca e abbiamo eseguito le belle polesane, che poi sono diventate un Adria Walz oppure di Klenge aus Pola all'epoca. Molto indicativo in effetti questo Klenge, che vuol dire suoni da Pola. Il maestro è stato affascinato dalle bellezze di Pola, bellezze forse femminili anche, ma anche credo bellezze della musica. E quindi anche lì abbiamo fatto un arrangiamento del brano che già qualche anno fa avevamo eseguito ad Arena International, producendo proprio questa volta, traducendolo, forse meglio dire, in pianoforte a quattro mani, due violini, violoncello e flauto. Quindi un bellissimo brano spumeggiante col quale abbiamo concluso questa magnifica serata. Andrea Musizza, che era in programma, un bellissimo brano che ho sentito proprio su YouTube, che il maestro me l'ha mandato un mese fa. Purtroppo non è stato eseguito perché Andrea, il maestro Musizza, non è riuscito a trascrivere le parti e poi non se la sentiva di mandarmi diciamo la composizione così incompleta. Un bellissimo brano dedicato a Ennio Morricone, è riuscito a creare una nuova melodia che echeggia ai suoni del Morricone e con una bellissima orchestrazione. Ecco, è rimasto un brano che sicuramente eseguiremo nel prossimo concerto di Arena International, assolutamente. Già da qualche mese sono iniziate le preparazioni per la 20ª edizione con dei contatti molto importanti con le città che sono gemellate a Pola, appunto. Il desiderio che Arena International rimanga a Pola è sempre molto forte, anche perché chiaramente con la storia che abbiamo è giusto che sia appunto Pola a portare questo progetto avanti. Preparazioni tecniche dal punto di vista che cosa fare, ci sarà sicuramente una mostra in programma, ci saranno diversi concerti, vorremmo fare anche delle tournée e quindi portare Arena International la parte concertistica esternamente alle nostre porte. E poi chiaramente poter alzare assolutamente i laboratori musicali, quindi aver qui tantissimi giovani che si incontrano, che creano quel fondo di amicizia, quell'amicizia stretta che crea anche la musica, di collaborare insieme e soprattutto di far crescere quella passione che è vitale poi per il futuro.